Salve a tutti, mi presento, mi chiamo Vincenzo Diglio, sono un registratore e sono qui presente con la mia classe online del laboratorio teatrale del Liceo Gullace. Stiamo giocando attraverso il video. Il teatro è un gioco continuo attraverso il palco e sfortunatamente il Covid ci ha portato a lavorare online. Io ringrazio tantissimi i miei ragazzi perché lavorare online è veramente quasi impossibile. Loro si sono messi in gioco e i rapporti sono diventati più stretti proprio perché condividiamo tanta intimità. Ora presento i ragazzi, una alla volta. Allora, Tracy, la ricciolona, il pelato in mezzo, Leonardo, il pazzo del gruppo, Giovanni. E poi c'è una persona molto sensibile, però a teatro diventa un leone che è Davide. Poi c'è Serena, poi c'è Wendy, c'è Greta, poi c'è Ludovica, poi c'è Giulia, poi c'è Alessia. Poi c'è Valeria, l'altra matta, e poi c'è il romanticone del gruppo. Infatti sta tra le nuvole anche ora. Allora, questi ragazzi hanno avuto la sfortuna l'anno scorso di non fare lo spettacolo finale. Quando parte un percorso, bisogna sempre completarlo. E loro, quelli che erano rimasti, per poi arrivare al traguardo finale. E il Covid ci ha fermato questo traguardo, che però il percorso non è finito. Noi questo traguardo riusciremo a raggiungerlo. I ragazzi di quinto riusciremo a fare lo spettacolo. Ci inventiamo qualcosa anche all'aperto, al parco, lo spettacolo lo faremo. Allora, ho preso un testo, articolo, ho letto un articolo di Beppe Severgnini e vedete come i ragazzi lavorano teatralmente. E partiamo da questo concetto. Ascoltate, mi piacciono gli alberi. Più passa il tempo, più mi piacciono. Mi sembrano seri. Li guardo, li studio, li ammiro. Mi ha colpito il modo in cui hanno ignorato la pandemia. Ascoltando le foglie in primavera, pareva che deridessero il Covid e le paure del genere umano. Ma forse era un effetto del vento. Ho passato il liceo, a scuola, a chiedermi perché poeti e scrittori fossero fissati con la botanica. Virgilio, i faggi. Carducci, i melograni e i cipressi. Pascoli e la quercia caduta. Leopardi e le ginestre, Camerana e il salice, D'Annunzio, i lauri e i pini, sotto la pioggia possibilmente. Poi ho capito, gli alberi assorbono anidride carbonica e fantasie, ci lasciano giocare da bambini, ci guardano da giovani e ci incantano quando giovani non siamo più. Gli alberi nascono, crescono, cambiano, resistono, durano, proteggono, ogni tanto cadono, come noi. Questa frase dobbiamo farla nostra. Dovete esprimere attraverso il corpo e la voce questa frase qua. Pensate di essere un attimo un albero. Cercate l'albero che è dentro di voi. L'importante è che arrivi a me e al pubblico. Leonardo, vedi dei difetti che vuoi correggere? No, a dire il vero non ho intenzione di cambiare me stesso perché credo che il cambiamento verrà da solo. Giovanni, invece tu? Ah, penso che comunque prima correvamo, correvamo, correvamo e ci siamo trovati in un momento in cui le radici ci hanno salvato, ci hanno mantenuto a terra, ci hanno tenuto fermi, saldi, cosa che prima non facevamo perché dovevamo continuare a correre, a lavorare, è una cosa che ci uccideva. Quanti siete a casa? Cinque. Vi siete uniti ancora di più? Le Sì. Certo. famiglie che si sono unite hanno rafforzato i loro rapporti. Serena, invece tu, come hai vissuto sto momento? Per me è stato positivo da una parte, ma in questo momento, cioè adesso in questo momento no, cioè la sto vivendo proprio male. Un po' mi manca, un po' cerco di prendere le cose positive, insomma. Wendy, tu continui a cantare o no? Ma quello sempre, parte di me, quindi lo farò sempre, indipendentemente da se diventerà una carriera o meno. Ludo, tu invece? Sicuramente rinata, non lo so, nel senso ho passato una quarantena intensa, brutta, sicuramente brutta, però ho riscoperto me, ho riscoperto tante mie libertà, ho imparato a amarmi perché prima non lo facevo. Perché quando hai detto ho imparato ad amarmi, mi è arrivato quello che vi dico sempre quando dite la battuta, che non serve a volte dire raccontare la battuta, ma basta che lo dici. Giulia, invece tu? E mi sono sentita meglio perché ho scoperto delle mie libertà, ho scoperto che posso superare dei miei limiti e quindi, boh, penso sia una cosa positiva alla fine. Supera, cioè cerca di fare più di quello che del compitino. Sì. A Alessuccia? me ha fatto bene la quarantena, stavo tutta la sera in famiglia. E il teatro ti manca? Sì.
Ma tanto non ti preoccupare, recupereremo tutto. Vale? Ma io la quarantena alla fine l'ho trovata piuttosto utile perché un po' come tutti, diciamo che sto capendo meglio chi voglio essere e chi sono. Stiamo facendo un'improvvisazione in una chiesa. Ognuno ha un ruolo ben definito che gli ho dato. Loro cercano intimamente di usare il corpo e lo spazio da fermi. Ci siamo? Allora, 3, 2, 1, il prete parte. Benvenuti fedeli e fedele, diamo inizio alla messa. Padre, padre, mi sentite? La chiesa è gremita di gente. Sì, perché sono bravo. Perpetua, dove sei? Datti una mossa. Eccomi. Chirichetto. Dimmi. Ecco le ostie. Grazie. Amen. Mi dica. Devo dire una cosa. Mi dica, rimane solo tra noi e Dio. È sicuro che non entra di nuovo mia figlia? Sono sicuro che la perpetua la terrà un attimo a bada. Non penso proprio. Possiamo andare, andiamo. Esattamente, andiamo. Ma io ho appena passato il moscio, non potete stare qua. Se mi fate anche solo un lanone, ve lo faccio pulire a voi. Perpetua, eccomi! Eccomi! Perpetua, si la fa con la Valeria! Con la chi? Con la Valeria! L'ho beccata l'altra volta! In un luogo sacro come questo si consumano questi peccati. Che schifo. Bambini, che ci fate qui? Chi vedo? Sta buona. Sei proprio un monello. Valeria, come stai? Com'era? Oddio, da quanto tempo? Già da passata un'altra settimana. In chiesa il tempo corre veloce proprio. Tu novità, tutto a posto, che mi dici? È una novità, c'è. Ho conosciuto uno. Soltanto che si veste soltanto di nero. No, è quello che porta Iona. È proprio lui. Però poi no. Io non lo so. Ma non ti devi preoccupare di ciò. Dopotutto... Amen. Allora, raga, scrivete proprio un piccolo monologo. Però non voglio il racconto, Voglio un qualcosa che vi ha fatto uscire... il Covid,